a volte diciamo la nostra impazienza di far rispettare la legalità è frustrata dalle procedure lunghe, però poi alla fine si arriva sempre in porto. Pezzo dopo pezzo l'ex Villa Moccia va giù nel territorio di Caivano, 20 anni dopo la confisca, con fallimenti come il progetto di realizzare un centro di accoglienza per i Rom dell'area, 2 milioni di fondi persi per strada. Nel comune commissariato da 2 anni e mezzo per l'abbattimento un iter rapidissimo, malgrado ci fossero montagne di rifiuti da caratterizzare e rimuovere. Il concetto è che si può fare con i mezzi giusti e con la volontà giusta per poterlo fare, e comunque nel rispetto della legalità in genere. L'area a ridosso del campo Rom, e non solo quella, è una sorta di ininterrotta discarica. Domani in prefettura a Napoli, comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica su roghi e rifiuti tra Napoli e Caserta, con il ministro Costa. Recentemente il Ministero dell'Ambiente ha destinato 4 milioni di euro per una raccolta straordinaria dei rifiuti che sono abbandonati e per la fornitura di molte telecamere da mettere sul territorio. Il comune di Caivano, insieme a quello di Giugliano, sono stati scelti per questo progetto pilota proprio in ragione delle criticità particolari che ci sono.